Vano ha iniziato, diciamo, una collaborazione con il movimento Zeitgeist quando nel suo cinema che ha a Roma, l'Azzurro Scipioni, ha proiettato insieme al gruppo di Roma il film Zeitgeist Moving Forward, che insomma adesso vi racconterà lui se gli è piaciuto e perché gli è piaciuto, e anche ci racconterà tante cose che sta facendo come autore che secondo noi erano belle e volevamo condividerle con voi, perché pensiamo che ci sia una grandissima sovrapposizione, cioè abbiamo un grande collegamento a livello umano e a livello di sensibilità sociale con Silvano, ed è per questo che l'abbiamo chiamato a venire a parlare qui. Silvano Agosti. Silvano, vai pure, ti ascoltiamo. Allora, il sorriso è il primo messaggio che l'essere umano dà ai suoi simili venendo al mondo. Quindi io sorrido a tutti i presenti perché voglio ringraziarli di questo onore che mi fanno di narrare loro, sia pure in parte, l'aspetto fiabesco non solo della mia vita, ma dell'amore che io nutro per l'essere umano. Purtroppo l'essere umano viene al mondo con un sorriso perché non sa ancora che non verrà considerato come essere umano, e cioè come il massimo capolavoro che la natura ha determinato in 5-6 miliardi di anni, ma verrà dopo il terzo anno di età. Ecco, fino al terzo anno di età lui è sempre capolavoro. Poi viene preso, rapito, tolto alla sua immensità e messo nel trafilatoio di tre gabbie micidiali: la scuola, la famiglia e un sociale malato. Sento che voi parlate di società sostenibile. L'attuale organizzazione sociale è semplicemente orribile, solo che mascherata in modo tale che è difficile accorgersene, ma c'è un sintomo scientificamente potente, che è il disagio profondo che tutti gli occidentali provano rispetto alla loro vita. Perché provano questo disagio? Perché inconsciamente si accorgono che stanno solo esistendo e non vivendo. Si accorgono che a loro sono concesse poche cose e sono concessi in modo così ricattatorio e terribile da creare un'insicurezza perenne. Cosa diventa questo capolavoro assoluto? Diventa un ruolo, cioè diventa un ragioniere, un impiegato, un marito, un papa, un presidente, magari persino della Repubblica. Insomma, diventa qualsiasi cosa meno quello che lui è ed è nato per essere, e cioè un assoluto, irrepetibile, smisurato capolavoro, del quale capolavoro, fra l'altro, tutti ignorano le caratteristiche. Nessuno che è andato a scuola o anche all'università conosce davvero la vastità meravigliosa dell'organismo umano, né la complessità strepitosa e spettacolare dell'ambiente in cui l'essere umano vive, cioè dell'universo. Ecco, questo terribile destino di diventare un ruolo coincide con la necessità di un piccolo nucleo di disgraziati che gestiscono il potere, piccolo. Non vi farò i nomi, io non vi dirò che si tratta probabilmente di due o tre famiglie tipo Rothschild o Romanoff, così come dicono, come si bisbiglia nei suburbi, che ipotesi. No, io li chiamerò Gamba di Legno e la Banda Bassotti. Allora, quando voi proponete a Gamba di Legno e la Banda Bassotti, sia pure attraverso i loro servi che vanno dal bidello a Obama, cioè tutti coloro che si occupano del potere sono provati individui
asserviti alle necessità di questa banda Bassotti e di lavoratori. Ecco, se voi proponete una società sostenibile, io credo che sia già un tema quasi di asservimento anche. Io semplicemente direi un po' come ho descritto nel mio libretto Lettera alla Chiesa, propongo una società del buon senso, del buon senso. E cioè, dovete sapere che negli anni 70 si mitizzava che nel 2000 le macchine, cioè l'automazione, avrebbero liberato l'uomo dal lavoro, perché giustamente anche per i testi sacri il lavoro è una maledizione. Ma il problema è che la banda Bassotti e Gamba di Legno hanno sempre usato il lavoro non tanto per produrre, ma sì anche un po' per produrre, ma soprattutto come gabbia repressiva per l'intero genere umano, 7 miliardi circa di persone, meno le 80 che fanno parte della banda Bassotti e meno i 3 o 4 che comandano la banda Bassotti. Però, diciamo, lasciamo perdere una società sostenibile e rimaniamo al fatto che lo sguardo di un bambino oggi, esaminando esattamente la situazione, scopre che il nazismo e il fascismo hanno perso sì la guerra, ma hanno vinto la pace, e cioè hanno insediato tutti i loro concetti, tutte le loro predilezioni per le guerre, per gli stermini, per gli affamamenti, per il guastare l'essere umano, il rinnegarne l'immensa potenzialità. E allora è una società degli orrori questa, e a una società degli orrori non si può contrapporre una società sostenibile, tanto che la società vera si sostiene da sopra. Perché, per esempio, perché nessuno oggi parla del fatto che l'automazione ha reso inutile gran parte del lavoro, e che quindi cosa vuol dire delirare sulla creazione di nuovi posti di lavoro, cioè, cosa fanno tutti la badante, cosa si inventano anche, non so, il guardatore di spigoli di muro, si inventano i lavori, ma perché? Perché? Perché il vizietto della banda Bassotti di Gamba di Legno di sottomettere 7 miliardi di persone non è un vizietto che passa così, soffiando sopra la candela della verità mentita, cioè della immensa menzogna che sta andando avanti da quando è nata una concezione industriale della vita, non l'industria, ma una concezione industriale. Per produrre che cosa questi nuovi posti di lavoro? Invece che 24 marche diverse di dentifricio, 48? O invece dei 36 detersivi inquinanti, se ne proveranno 72? Qual è il problema? Cosa si vuole produrre? L'essere umano ha bisogno di pochissimo per essere sereno. E infatti in Chiesa io ho proposto che a 18 anni viene regalata la casa, nessuno lavora più di 3 ore al giorno, perché appunto le macchine hanno eliso la necessità anche ipocrita che le persone lavorino più di 3 ore al giorno. In realtà moltissimi poi che si trovano a lavorare, mettiamo un'occupazione impiegatizia, così, possono verificare che stanno lì 8 ore, magari anche 9, ma in realtà lavorano 2-3 ore al giorno. Perché devono stare lì? Perché stare altrove significa vivere, significa pensare, significa giocare, significa creare, significa amare. E tutte queste cose che ho elencato non solo non hanno niente a che fare con la banda Bassotti e Gamba di Legno, ma
ma sono la vera aspirazione segreta di ognuno. Infatti, cosa fa il bambino fino a 3 anni? Gioca, mangia, beve. Allora, domanda degli apparati di distribuzione dell'informazione dei paesi occidentali, ma chi paga? Chi paga? Le macchine, la produzione delle macchine. L'altro giorno ho sentito con raccapriccio che il vostro nuovo governo sta cercando di aggranellare 15 miliardi di euro, che sono esattamente la somma che il Parlamento ha stanziato 3 mesi fa per comprare 120 bombardieri atomici. Ho fatto una lunga pausa perché forse devo ripetere, devo pissare. Tutto questo ambaradam del governo tecnocratico, eccetera, serve per trovare 15 miliardi di euro, che sono quelli che sono stati spesi per comprare 120 cacciabombardieri atomici. Pensate. Bene, detto questo, non pensate che sia un mio piacere entrare in polemica con la banda Bassotti e Gamba di Legno. Io ho solo sperimentato nella mia vita il disprezzo, appunto solo per la banda Bassotti e Gamba di Legno, un disprezzo viscerale profondo, dando loro appuntamento, loro o ai loro eredi, al Tribunale del Mondo, che li ricorderà con vergogna. Bisognerà trovare degli esperti capaci di spiegare il perché della presidenza. Perché se un bambino non troppo corrotto di 8 anni, facendo le somme, riesce a calcolare che con un quinto delle spese che si fanno ogni anno per gli eserciti e gli armamenti si può dare una casa gratuita a 7 miliardi di persone e dare loro un pranzo caldo al giorno? Perché se un bambino di 8 anni, ripeto, non corrotto, non ometto, non scolaro, riesce a calcolare che con un quinto delle spese militari si può dare una casa a ogni cittadino di questo pianeta? E io vi invito a questo punto a smettere di pensare che siete a Verona, a Roma, a Napoli, a Brescia. No, voi siete su un pianeta che è il pianeta Terra, che è un pianeta strepitoso, fantastico, che volendo ha le risorse non per 7 miliardi ma per 70 miliardi di persone. E tutto questo balletto sulla superpopolazione è semplicemente per giustificare che la banda Bassotti e Gamba di Legno, per poter sopravvivere, devono in qualsiasi modo eliminare almeno il 50% dei 7 miliardi. Eliminare vuol dire sterminare per la banda Bassotti. Adesso però vi voglio dire delle cose un po', diciamo, rasserenanti. La bellezza dell'arrivo di un essere umano col sorriso è il messaggio che la natura dà, che si rinnova sempre, come si rinnovano gli alberi se non sono corrotti dai concimi, come si rinnovano tutte le realtà naturali, i cicli, si rinnovano persino gli inverni, si rinnovano le primavere, si rinnovano le foglie. L'essere umano è l'unico che non si rinnova perché è inchiodato per l'uomo. Un ragioniere crocifisso al proprio ragionierato è lì fino a 60-70 anni. Poi lo attende in punta di piedi l'Alzheimer, perché lui non ha più neanche quei 22 stimoli.
del ragionierato che hanno tenuto durante la sua testa, la sua mente, e allora si rifugia dolcemente nell'Alzheimer, una delle malattie più affettuose che l'essere umano subisce. Ho notato che anche la vecchiaia, così piena di persone in carrozzina, piene di Alzheimer, piene di smarrimenti, è un prodotto interno sporco, lordo nel senso dello sporco, della banda bassotti, la quale dice: ma cosa ce ne facciamo a questi qua? Vabbè, dai, vendiamo almeno un po' di carrozzine, insomma. Se no, facciamo in modo che se ne vada. Ecco, la cosa invece, vedo rasserenante, che volevo dire è che si rinnova la nascita dell'essere umano sempre più perfetto. Scusate che rispondo. Pronto? Io sono in conferenza con tante persone meravigliose e non posso risponderti. Chi c'era tra nessuno? Ti saluto, purtroppo ti devo salutare. Sì, con te, sì, hai ragione, alle 4, ci sono io. Ciao. Ecco, era uno spettatore. Siccome io faccio come professore proiezionista presso un circo di Roma che si chiama Azzurro Scipioni, e allora ogni tanto uno spettatore mi telefona dicendo che vorrebbe questo o quest'altro. Allora scusate l'interruzione, peraltro poi qualcuno mi avvertirà, almeno 5 minuti prima, quando devo concludere. A me risulta che stiamo insieme finora da 22 minuti. Bene, io volevo dire, il rinnovarsi dell'essere umano è il venire al mondo di un essere umano che come primo messaggio dà il sorriso, è lì che si basa la nuova vera comunità umana, che è la comunità del consenso, non la comunità del petrolio, non la comunità dell'esportazione delle democrazie che cadono a brandelli da tutte le parti. Vedete, i paesi cosiddetti ricchi, che basano la loro ricchezza sempre secondo i dettami di Gamba di Legno e della Banda Bassotti, basano i loro privilegi sul furto in paesi dell'Africa e paesi anche orientali. Questo furto ha come contraccambio che cosa? Il volontariato, pensate, delle persone meravigliose che non si accorgono che mandano avanti la logica del furto, in quanto magari portano nei paesi dove c'è la fame i resti dei cibi profilizzati dell'Occidente, eccetera. Così come portano i resti di questa democrazia. Questa è una democrazia a brandelli, una democrazia forse mai esistita, solo mitizzata. Questo venire al mondo col messaggio del sorriso significa: sono pronto per una società dalle porte delle case aperte, perché poiché ognuno ha una casa, nessuno si sognerà di rubare, dato che ha anche due pranzi caldi al giorno, dato che le armi vengono seppellite a metà, per vederne la decomposizione. Se voi incontrate un cittadino che dice, lui vi dice: voi seppellite i vostri morti, non seppelliamo le armi. Bene. Il sorriso del bambino dice: sono del bambino, intendiamoci bene. Anzi, il sorriso della bambina è anche più intatto di quello del bambino.
sono pronto per una società dalle porte aperte, dove si lavora 3 ore al giorno, massimo, dove si studia per lavorare 2 ore al giorno, dove si hanno almeno 22 ore al giorno per vivere. Cosa vuol dire vivere? Vuol dire giocare, vuol dire creare, vuol dire pensare. Tutte quelle cose che prima abbiamo citato come i veri nemici di Panda Bassotti e di Gamba di Legno. I veri intollerabili nemici sono la vera creatività, la vera libertà. Purtroppo succede un fatto che lo schiavo non è colui che ha la palla al piede, ma colui che è stato addestrato a dimenticare purtroppo per sempre che cos'è la libertà. Potete anche fare sondaggi, anche adesso uscendo di qui, chiedete a chiunque, ma se tu lavorate 3 ore al giorno, virgola, a pieno stipendio, con un pranzo caldo garantito comunque gratuito, se tu invece di andare in pensione avessi tutto gratuito dai 60 anni in su, pensate che da un punto di vista economico dare gratuitamente agli anziani cosiddetti, cioè ai bambini della terza età, un pasto o due al giorno, teatro, i mezzi di comunicazione, i treni, gli aerei, tutto gratuito, costerebbe poco meno di quanto costa adesso l'organizzazione amministrativa delle pensioni, non i soldi delle pensioni, ma coloro che predispongono le pensioni costano una cifra che invece coprirebbe il tutto gratuito. Sono spiegato? Ecco, i bambini in quel paese lì continuerebbero a sorridere perché giocano fino a 18 anni nei parchi. I parchi vengono chiamati parco della vita numero 1, parco della vita numero 2. E quando piove, ma solo quando piove, possono entrare in queste case dislocate intorno ai parchi, dove la casa del corpo umano, casa del cosmo, casa della creatività, casa del silenzio. E in queste case ci sono 1000 computer specializzati nella materia, per cui un ragazzo anche di 12, 15, 16 anni che vuole sapere, chiede e ha una risposta. Intanto i suoi genitori che lavorano 3 ore al giorno passeggiano anche loro nel parco, si scambiano le loro idee e magari vedono se c'è qualcuno con un fiorellino azzurro sul petto, perché lì, in questa società per la quale è pronto il bambino che nasce sorridendo oggi, quando uno è invaso dal desiderio sacro del fare l'amore, non del procreare, che è l'unico contatto fisico consentito dalla Banda Bassotti, ma del fare l'amore, allora si mette un fiorellino azzurro sul petto, in modo che tutti lo sappiano. Poi quando uno vede uno col fiorellino azzurro, un uomo o donna che si dice, ah guarda, lui adesso in questo momento ha questo desiderio immenso, infinito, di sperimentare l'incontro tra due universi, due esseri umani, non tra un maschio e una femmina, non tra un uomo e una donna, ma tra due esseri umani. E chiudo ricordando che la piccola sfida che uno di questi bambini che non hanno smesso di sorridere, che con grande impertinenza vinco, è quello che vi sta parlando, ha fatto domanda alle Nazioni Unite e all'UNESCO di nominare l'essere umano patrimonio dell'umanità. E che io chiedo ufficialmente a Zeitgeist di collaborare a questa richiesta, senza dire che l'ho fatta io, ma di fare su questo bisogno, perché questo spazzerebbe via tutti i ruoli di colpo. E allora non ci sarebbero più gli operai, ma degli esseri umani costretti a fare l'operaio. Non c'erano più gli impiegati, ma degli esseri umani costretti, non c'erano più delle mogli, ma degli esseri umani costretti a fare la moglie, costretti a fare padre, sì.
perché l'essere umano ha bisogno di paternità e di maternità, ma non di un padre, di una madre. Grazie, arrivederci. Grazie Silvano, come vedi qui la reazione è entusiasta e volevo dire due parole rispetto a quello che ci hai raccontato, un po' la tua persona, la tua visione, la tua umanità che hai voluto esprimere anche attraverso questo mezzo digitale, così questa separazione fisica, e comunque sei riuscito a farla trasmettere e qui penso che sia arrivata tantissima emotività, tantissima umanità e anche molta passione, emozione. E ha emozionato anche me, perché in particolare quello che tu adesso stai dicendo, che è ciò che hai ragionato, pensato, sentito nella tua vita per anni, in maniera completamente parallela, quasi al 100% identico, è esattamente quello che noi del movimento e io come persona anche a livello proprio personale ho pensato e realizzato indipendentemente. Le stesse identiche cose: l'emancipazione dell'uomo dal lavoro, l'utilizzo delle macchine che fanno parte del nostro lavoro sempre di più, in modo che noi possiamo dedicarci a fare d'altro, il fatto che non dobbiamo lavorare per vivere, cioè non dobbiamo vivere per lavorare, ma neanche lavorare per vivere, perché vivere è vivere e lavorare non fa parte della vita. Lavorare è un'aggiunta, un orpello, un qualcosa che serviva 150 anni fa quando non c'era l'automazione. Adesso che abbiamo la possibilità di emanciparci dal lavoro, quello che faremo sarà una passione, non sarà più lavoro. Io adesso sto continuando a studiare, anche se ho un lavoro, e mi dicono: ma poi ti danno il diploma universitario? Dico: no, sto seguendo le lezioni di Stanford così perché mi piace, e così lo fanno anche gli altri. Nel movimento Zeitgeist abbiamo cominciato delle iniziative dove ci scambiamo le conoscenze, ci insegniamo le cose, perché è bello condividere, non perché ne abbiamo un ritorno monetario. E quindi la cosa che io trovo fantastica è che in ambienti diversi, con background molto diversi e anche con età diverse, con una struttura mentale diversa, se semplicemente utilizziamo un attimo di logica, di buon senso, di umanità, raggiungiamo le stesse identiche conclusioni. Quindi ti ringrazio, ti abbraccio e anche a noi tutti ti abbracciamo. Ancora qualcosa, un minutino? No, ti consigliamo non di studiare, per carità, ma di imparare, che è molto meglio. Sai qual è il problema, Silvano? Che ci hanno rubato le parole, che ormai non si sa più cosa dire e quello che vorremmo dire lo diciamo male. E forse sì, no, guarda che è importante che ognuno di noi usi la lingua nella sua dignità vera. Per esempio, smettetela di chiamare queste persone infelici pedofili, che non vuol dire niente, li deve chiamare con il loro nome, che è pederasti. Smettetela di chiamarli impiegati, ma chiamateli piegati. Smettetela di parlare di imprenditori, sono dei prenditori. Quindi usate la lingua e poi cominciate a dire il loro governo e non il nostro governo. Cominciate a dire: hanno fatto la guerra in Afghanistan, non siamo andati in Afghanistan. Cominciate a liberare il mondo, liberando il vostro mondo, quello interno, a diventare proprio cittadini di un mondo diverso, che non hanno paura di toccarsi, non hanno paura di scambiarsi dei pareri, eliminando la polemica. Polemos vuol dire guerra.
Invece lo scambio di punti di vista e ricordarsi che quando incontriamo qualcuno stiamo incontrando la parte più nascosta e non saputa di noi stessi. Quindi ogni persona che incontriamo è sacra, non solo perché è un ex capolavoro. Grazie, grazie davvero alla vostra pazienza e se venite a Roma passate a salutare. E io saremo di sicuro. Grazie ancora Silvano.